Oggi non ho una gran voce, comunque faccio questo filmato per spiegare come si può cambiare il template di un sito fatto con Website X5. Io sto usando Website X5 versione 11, Ecco, quello che vedete l'ho fatto appunto con Website X5 versione 11. L'avevo fatto anche con Web Page Maker e più o meno era lo stesso, soltanto che non aveva l'effetto che voi vedete qua, vedete? L'effetto del menu che scorre. E allora ho detto, ma sì, facciamolo con Website X5 versione 11, vediamo un po' di simulare esattamente quello che avevo fatto con Web Page Maker. Però il problema nasceva che mentre Web Page Maker non mi crea problemi di allargamento schermo, chiusura, tutte quelle cose lì, qui invece bisogna fare certe operazioni per poter ottenere quei risultati. Quindi ho dovuto costruire quello che vedete, questo sfondo, questo fondo qua, così, no? Questo l'ho costruito, diciamo, con Photoshop e poi l'ho applicato. E ora ve lo faccio vedere. Allora, tanto messo qua nella cartella, eccolo qua. Come vedete è lui, e quello che c'è di bello è che uno può crearselo come vuole, e io l'ho creato in questo modo. E ora vi faccio vedere come ho fatto ad applicarlo. Allora, questo qua è il content, cioè la parte interna, questo qua è il top, questo qua è il bottom, questo qua è il background. Lanciamo tranquillamente Website X5 Evolution 11, poi una volta fatto andiamo sempre avanti, nuovo modello, quindi a questo punto noi abbiamo il nuovo modello, andiamo ancora avanti, struttura del menu, e qui abbiamo la struttura del nuovo modello. Quindi menu, a me piace il verticale, ci metto verticale a sinistra e me lo mette. Ora vi farò vedere cosa succede quando vado a metterci il content che ho costruito io. Il content che ho costruito io, che vedete qua, contenuto della pagina, sarebbe poi il content che ho costruito io, ovviamente non può andare bene per queste dimensioni. Vedete che rimane completamente, non rimane, non ci rimane niente, cioè rimane una porzione, eccoli, una porzione. E ovviamente a questo si può rimediare, e vi faccio vedere come. Bisogna allargare partendo appunto proprio dall'intestazione, perché se noi andiamo qui non si permette di fare niente, assolutamente. Possiamo variare l'altezza, ma non possiamo variare la larghezza, invece a noi serve più largo. Quindi andiamo qua invece, dove ci può aiutare. Ora, questo era 1280, io faccio 1280, mettendo 1280 vedrete, naturalmente non ripetere, la mettiamo al centro, non ripetere, al centro. Quindi
1280 non sono sufficienti, facciamo 1350. Ed ecco che automaticamente comincia a vedersi qualcosa. Facciamo 1400, vedete che si vede sempre di più anche l'altra parte. Ecco, adesso direi che quello che ho costruito ci sta tutto, vedete, questa striscia e questa striscia. Questo è quello che ho costruito. Ovviamente fa vedere solo la porzione. Poi, perché esca fuori il resto, bisogna aggiungerci, diciamo, nelle pagine i contenuti. Allora, qui abbiamo, possiamo benissimo mettere in trasparenza. Qua ci possiamo mettere il button. E qua in cima il top. Ed ecco fatto. Adesso quello che dobbiamo fare, allora, centrarli. Quindi centro, il top è già al centro. Il top è già al centro, però vediamo un po'. Questo qua, il pie pagina lo mettiamo al centro e anche lui c'ha questo piccolo dentino. Allora, se noi andiamo qua sull'intestazione e aumentiamo o diminuiamo 1330, per dire, vediamo un po' cosa succede. Ecco fatto, vedete, con 1330 qua si è spostato qualcosa. Se invece faccio 1430, io devo fare in modo, ecco, più o meno è allineato, quindi direi che così può andare bene. 1430, 1400, che poi si è adattato, 1420, 1420, ed ecco che qui abbiamo più o meno, bisogna cioè cercare di centrarlo il più possibile per una questione ovviamente estetica, quindi cercare il punto ideale, 1425, fin quando, diciamo, abbiamo l'allineamento giusto. Ora abbiamo l'allineamento giusto. Questo qua, questo angolino qua va bene. Adesso andiamo a mettere lo sfondo. Andiamo a mettere lo sfondo della pagina, che è questo qua. Andiamo un po' a rivedere come si vede qua il tutto. Quindi dobbiamo rendere trasparente questo punto e questo punto. E allora andiamo a mettere in trasparenza ed ecco che è sparito anche questo angolino qua, lo mettiamo in trasparenza e siamo a posto. Ecco, come avete potuto vedere, qui è perfettamente, abbiamo creato un nuovo template. Perfetto, questo è un nuovo template, l'abbiamo creato noi e ce lo gestiamo come vogliamo. Adesso vado avanti e faccio il menu. Allora 125 mettiamo qua, qua mettiamo uno 0, qui mettiamo un 25, qua ci andiamo a mettere al centro, va bene. Testo normale, c'è testo normale con immagine o anti-aliasis, testo con poi distanza tra i pulsanti mi va bene a 0, scorrimento del menu va bene, lo mettiamo a scorrere, poi andiamo, passiamo sulle voci del menu, voci del menu,
ma prima di passare sulle voci del menu preferisco andare sul menu 3D in modo da, ecco qua, gel, andiamo a mettere questo, ecco fatto, poi cambiamo i colori, e i colori uno ci mette un po' quello che gli piace, ecco, perché si può mettere benissimo un colore di una bitmap, io ci metto questo, mi piace questo, ovviamente cambio il colore bianco della scrittura, poi anche questo qua ci metterò il colore di una bitmap, nella bitmap mettiamo questo e direi che colore del bordo trasparente, ecco, direi che a questo punto abbiamo creato il menu e uno se lo crea come vuole il menu, comunque era per far vedere quanto poco tempo ci voglia. Adesso a questo punto, per vedere diciamo gli effetti dei colori del content che abbiamo costruito, bisogna per forza andare qua, quindi andiamo su home page, qua bisogna fare, cioè cerchiamo di costruire più che possiamo, 20 per allungarlo, 23, 25, poi cioè ci mettiamo uno in mezzo, ecco qua, qua siamo già a 26, perfetto, quindi mettendo diciamo ora, tanto per far vedere, uno la mettiamo lì, e naturalmente no, facciamo così, mettiamo un'immagine che andiamo a prenderla qua, ecco, mettiamoci questa, sì, va bene, ci mettiamo anche la cornice, la incorniciamo pure, una bella cornice un po' antica, ecco questa, e qui ci siamo. Adesso mettiamola in mezzo, tanto per ora faccio così, tanto per farvi vedere l'allungamento diciamo del content, in modo che possiate vedere le variazioni che vengono fuori, ecco, così si può vedere come uscirebbe fuori, ma lo scopo finale è proprio quello di dimostrarvi come è facile cambiare, fare diciamo, come è facile cambiare diciamo la caratteristica del template. Però bisogna preparare qualcosa fuori, ovviamente. Ecco, ora noi lo facciamo vedere. Allora, intanto, come si può vedere, qua si è già allungato qualcosa, eh? Allora, andiamo a mettercene anche uno qua.
home page. Magari sono tante le immagini, ci piega un po' di tempo a formarsi, vediamo un po'. Vabbè, intanto avete visto che qua si è allungato e cambia qualcosa, Vediamo un attimino una cosa. Proviamo. Ecco. Eccole qua. Una volta avete visto come cambia tutto, Visto? Tutto il colore, tutti i colori che cambiano, e vedete come rimangono? Direi che non è mai, vedete che qua scorre, vedete che scorre il menu? Ora andiamo a fissare anche lo sfondo. Lo sfondo. Ecco qua, immagine dello sfondo fissa, eccolo lì, eccola qua, vedete che ora l'immagine dello sfondo è fissa e qui vedete che varia, vedete come varia i colori, ecco fatto, vi ho fatto vedere come si può cambiare un template, direi che non è male, Ovviamente io ci ho messo questo tanto per allungare e per farvi vedere lo scorrimento del menu. Vedete che il menu rimane sempre in posizione. L'ho fatto per farvi vedere queste cose qua. Lo scorrimento del menu e lo sviluppo, diciamo, e lo sviluppo appunto di questa pagina qua. Perché poi quello che conta è proprio quello. Direi che sono stato più che esaudiente. E con questo vi saluto.